si sono chiesti come vedono gli animali. Partiamo allora da una considerazione preliminare. Non esiste un occhio più evoluto di un altro. Se il nostro riferimento è l'occhio umano, si commette un errore se lo valutiamo come il massimo livello raggiunto dall'evoluzione. Anche sulle capacità visive agisce infatti la selezione naturale. Perciò non ha senso considerare il nostro occhio al vertice delle possibilità solamente perché è in grado di percepire tanti colori. In realtà tutte le specie hanno evoluto il miglior modo di vedere le cose e questo non necessariamente coincide con la visione dei colori. Ciò che invece seleziona le diverse capacità sono le frequenze luminose che riescono ad arrivare in un determinato ambiente. Nell'occhio umano lo spettro di luce visibile va dal rosso al viola. Oltre la lunghezza d'onda del rosso ci sono gli infrarossi, mentre le lunghezze d'onda inferiori al viola corrispondono all'ultravioletto. Ma che cosa succede invece negli animali che vivono in acqua? L'acqua, soprattutto quella marina, è un filtro che permette il passaggio solo alle basse profondità delle lunghezze d'onda maggiori, cioè quelle dal rosso al giallo. Questo spiega come mai i pesci della barriera corallina presentino livree molto colorate, a differenza di quelli che vivono in profondità, i quali percepiscono essenzialmente il blu. I pesci abissali addirittura ricorrono alla bioluminescenza, perché nessuna lunghezza d'onda di origine solare giunge nel loro mondo che è perpetuamente oscuro. Nei vertebrati terrestri non c'è molta differenza nella struttura anatomica degli occhi, ma alle specie che hanno abitudini notturne non serve percepire i colori, perché la luce non c'è. Viceversa, sviluppano attività sensoriali alternative, per esempio tattili, pensiamo alle vibrisse, cioè ai baffi, oppure semplicemente hanno orientato la vista verso una migliore capacità di percepire al buio. Nei diversi animali, ciò che può variare è quindi la sensibilità delle cellule, fotorecettrici in grado di assorbire le diverse radiazioni luminose. Gli occhi degli animali che vedono molti colori, in presenza quindi di molta luce, possiedono una maggiore densità, di coni sulla retina, mentre quelli che vivono con poca luce hanno una maggior densità di bastoncelli. Nei mammiferi i coni sono di tre tipi, in grado rispettivamente di assorbire il blu, il rosso e il verde. Tuttavia, rispetto all'uomo e ai primati, lo spettro visibile nella maggioranza dei mammiferi è meno esteso rispetto a quello umano, in quanto hanno conservato abitudini crepuscolari o addirittura notturne. Per questo la percentuale dei coni nella loro retina è inferiore alla nostra. Ad esempio, i gatti vedono meglio di noi al buio perché nei loro occhi la percentuale dei bastoncelli è superiore alla nostra. Ma è probabile che non vedano i colori caldi, cioè rosso e arancione. Al contrario, vedono bene quelli freddi, dal giallo al viola. Anche i cani vedono bene i colori freddi, dal giallo al blu, e il resto lo percepiscono come sfumature del grigio, ma anche loro hanno una percentuale di bastoncelli tale da permettere di vedere meglio di noi al buio. Probabilmente la predominanza dei bastoncelli negli occhi dei mammiferi è stata una delle chance decisive per sopravvivere nel Mesozoico, quando il mondo diurno era dominato dai rettili. Negli uccelli diurni lo spettro dei colori è invece come il nostro, con l'aggiunta però di un ulteriore cono che è sensibile all'ultravioletto. Esistono, oltre ai colori, anche altri fattori che influiscono nel diverso modo di vedere da parte degli animali. Per esempio, i pesci mettono a fuoco solamente a breve distanza. Gli animali con gli occhi laterali hanno una maggior visione spaziale, mentre quelli con gli occhi frontali, i predatori, uomo compreso, vedono un campo ristretto ma percepiscono meglio le distanze.
Negli animali notturni sussiste inoltre la capacità di amplificare la luce grazie a un doppio passaggio attraverso la retina della poca luminosità presente nell'ambiente. È quello che avviene quando vediamo il cosiddetto tappetum lucidum riflettere al buio. Un altro modo di vedere si basa sulla reazione ai movimenti. Per esempio, le rane e i felidi sono molto sensibili ai movimenti, mentre i canidi vedono bene i movimenti, ma non altrettanto bene i contorni. Concludo pensando ai nostri lontani progenitori che rinunciarono alla sensibilità verso gli odori, privilegiando il mondo dei colori. Questo ha permesso loro di avventurarsi negli ampi spazi aperti, investendo di conseguenza sull'andatura bipede. Si dice che l'occhio sia lo specchio dell'anima, ma dal punto di vista evolutivo direi piuttosto che è lo specchio dell'ambiente.